mettere un po' piccolo, però resta molto bene. Sì. Io poi non solo i western, io poi quando ho fatto i Guerrieri del Bronx e sono andato a girare nel Bronx, vero? Beh, che sogno! Nel Bronx stavo con, c'erano queste motociclette, i miei protagonisti dovevano passare, ho scelto già il luogo. Allora, dall'altra parte della strada c'era un gruppetto di teppistelli che era questo e faceva pronti! Allora, adesso parti prima tu, others part prima tu. E comincia qualsiasi cosa dice, stop, azione, questo ripeteva tutto. Allora, finita la scena, io dico, scusate, nessuno venga con me. Io attraverso la strada vado da questo gruppetto e c'era, vedo subito chi era, insomma, il capo di questi. Allora, visto che era portoricano, dico, ricordi, io sono italiano, io adesso ti metto un coltello in un occhio. Sì. Però tienes coraggio di venire conmigo, ti affronta bene, bene, attraversa la strada. E questo si guardava i suoi amici come io l'avevo sfidato a venire a attraversare la strada. Quando siamo arrivati vicino alla truppa pensava che chiedessi aiuto, no, c'era la mia sedia, dico metti seduto lì. Adesso puoi ripetere quello che dico io, perché io ti dico azione e tu devi ripetere azione. E qui è rimasto tutto il tempo che ho girato lì, c'era sempre lui, chi te dai? Mandando via la gente dalle finestre. Io non ho scelto subito la regia, perché nei film di mio padre io ero l'architetto, il costumista, lo stuntman, perché ero un grande sportivo. Quindi tutte le fasi cinematografiche le ho vissute tutte ed è stato un insegnamento incredibile. Quando scrivo la sceneggiatura, perché tutte le mie le ho scritte con collaboratori anche da solo, però ho sempre scritto le sceneggiature, quindi scrivevo in maniera visiva. Questa straordinaria fortuna che ho avuto di aver fatto tutti gli studi artistici, Accademia delle Belle Arti e Architettura, mi danno un 35-40 secondi per capire qual è l'inquadratura migliore per dove girare, e da lì, avendo fatto il montaggio sin da ragazzino, è un gioco da ragazzi dividere la scena. Ma quello che sorprendeva tutti gli attori americani con cui ho lavorato è quello che la mattina, arrivando sul set, io spiego a tutti com'è il montaggio. Allora, questa sequenza è questa battuta, è qua, questa è in primo piano, qui c'è il carrello, e secondo la sceneggiatura segno tutti i vari movimenti di inquadrature. Ad ogni inquadratura che preparo, ogni scena, la penso da spettatore, dico mi piacerà questa qua, mentre seduta, sì no, questa mi annoia un pochino. Quindi è realmente che il regalo glielo faccio a me personalmente per primo come spettatore, non tanto come regista, proprio come spettatore, e poi a tutti gli altri, perché se piace a me io sono un po'. Non accetto tutto dal cinema, quindi quelle cose che mi piacciono. Quando faccio qualcosa e l'ho creata io perché piaccia poi a me spettatore, penso che si avvicini di più al pubblico. Quando trovo la scena o l'inquadratura, la maniera di girare che mi sorprende, io rimango a bocca aperta e rubo, rubato da tutti i più grandi registi, anche i meno bravi. C'era sempre qualcosa che mi sorprendeva, che mi dava l'idea, che poi diventava mia, che la interpretavo, però il suggerimento l'ho preso da tutti. Il vedere il film, guardarlo, pronti per rubare, scrivere anche le battute. Andavo al cinema con il taccuino, oh, bella sta battuta, ma la scrivevo. È perché c'è l'interpretazione nostrana di dare più calore, di dare più simultaneità all'azione, di spiegare, ma soprattutto quello di regalare sempre al pubblico quello che si aspetta. L'inizio deve essere straordinario, perché deve essere un inizio che ti deve schiacciare sulla poltrona e fare, da qui non mi sposto, quello che, tutta questa prima parte è proprio per attrarti, per darti questa emozione. Poi comincia la storia. Poi a un certo punto, quando la storia comincia a essere, pam, una scena d'azione la devi dare subito. Da lì, e fine del primo tempo, deve essere, che succede dopo?
E da lì fino al finalissimo, che il finalissimo deve essere l'apoteosi, quindi devi aver preparato tutto perché per farsi aspettare un finale eclatante, quindi lo aspetti con grande emozione. Oggi purtroppo con il telefonino già sei regista, autore, sceneggiatore, sei tutto perché fai il tuo film e non è così, perché la maniera di raccontare ha una tecnica precisa che va seguita. Io ho questa grandissima fortuna di amare talmente il mio lavoro che è sempre una gioia infinita proprio, perché è un regalo continuo che io ottengo ed è ringrazio sempre.